Ciao a tutti ragazzi, io sono Klaus e bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo qui con la nostra guida settimanale ai migliori mazzi per Gwent. Prima di cominciare però a spiegarvi il deck, vi invito, se questa serie di video e di guide vi piace o vi è servita nel corso della settimana, di lasciare un bel like qui sotto per aiutarmi a crescere. E ancora meglio, se vi va, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati man mano che svilupperò nuove guide e nuovi video, sia su Gwent che su altri giochi. Detto ciò, ci buttiamo subito sul nostro deck. Oggi vi porto, come avrete capito, un mazzo Skellige, un mazzo che è probabilmente l'unica alternativa Tier 1 che hanno gli Skellige ai Greatsword in questo momento, ovvero il Veteran. Un mazzo che è presente su Gwent da diverso tempo, ma che ha subito diversi piccoli cambiamenti nel corso del meta. Primo fra tutti, il leader. Infatti, inizialmente si giocava con Bran, adesso invece si tende a giocare con Krak per il motivo che poi vi spiegherò più avanti nel video. Detto ciò, abbiamo parlato del leader, parliamo subito delle gold. Le gold sono Triss, Coral, Heim e Mazzol. Allora, Triss in questo deck è molto forte perché, come sapete, vi avrò detto un sacco di volte nel corso dei vari video precedenti, Triss è una carta che io adoro perché porta qualunque tipo di giocata base del nostro deck a un più 6, che non è affatto male. Ci permette di fare thinning e soprattutto va a prendere dei pick che diversamente dovremmo avere fortuna di pescare. Quindi in questo deck è assolutamente ottima. Coral invece porta l'utilità dei CC, cosa che agli Skellige mancano, e è comunque un body da 5 e può essere utilizzata per andare a counterare effettivamente de delle tipologie che altrimenti darebbero parecchio parecchio fastidio al nostro engine, fra cui, anzi primi fra tutti, il Consume Necker e il Greatsword. Per quanto riguarda Heim, ve l'ho detto tante volte, questa è una carta che non sto neanche più a spiegare perché la considero quasi un auto-include in tutti i deck tempo Skellige, quindi non ci soffermeremo troppo. Il Mazzol invece è una tech card che ho deciso di inserire perché trova tante utilità sia nei matchup che vi ho precedentemente elencato, che possono risultare altrimenti difficili se, non, se il deck di per sé non viene teccato apposta, ma comunque può essere utilizzata per fare una steal su un engine qualsiasi nel deck del nostro avversario. 9 su 10, a parte forse due casi, tutti gli engine card delle varie tipologie sono 7 o meno come punti forza, quindi questa carta trova target contro quasi tutto. Per quanto riguarda le silver, Uldarrik perché è una spia, perché ci permette di essere pullata da Heim e Skjall, e soprattutto perché ci serve il card advantage spesso a round 2, visto che noi con questo deck finiremo molto spesso per vincere il round 1 una carta sotto. Morquarg perché, essendo l'unità più grossa del nostro deck, possiamo andare a trasformarla in una 11 e pullarla a necessità da Krak anche come prima giocata, se siamo di coin giusta, per andare a sviluppare tanti punti prima di sviluppare la nostra engine. A vittoria a carte pari ci permette di giocarci il round 3 una carta sopra, e contro altri deck che usano carry over, quasi di sicuro, a parità di carry over, ci garantisce il dover giocare una carta in meno a round 2. Skjall, presto detto, noi giochiamo due unità maledette che sono Morkvarg e la spia, quindi Skjall va a fare thinning e mettere punti di body a gratis sul terreno, quindi è assolutamente ottimo in questo deck, soprattutto con la combo him into Skjall, into Spia se ci serve, o Morkvarg se non è ancora stato pullato da Krak. Sigdrifa, ovviamente, sviluppiamo tante unità grosse, soprattutto le andiamo a buffare poi con la nostra engine di base, quindi Sigdrifa diventa un più 3 su una giocata già spesso bronzo che sia veramente veramente grossa, perché noi non giochiamo Jhin Jhafet come altre liste, quindi per sviluppare un round 3 a giocata singola molto forte, Sigdrifa aiuta moltissimo con i suoi 3 punti e va a ripescare qualche unità grossa, come vi ho detto, che abbiamo già buffato in precedenza. Restore perché 1 è fortissima in combo con la maggior parte delle unità bronzo che giochiamo, 2 fa parte della nostra power play che vedrete più avanti nelle grafiche qual è, e mi sembra di aver saltato il 2, non ricordo, comunque insomma questi sono già due motivi sufficienti per giocare al Restore. Mentre il Mandrake è la solita tech card, principalmente contro i deck mostri, perché i deck Skellige risaputamente sono auto lose contro mazzi Imlerit, questa aiuta a fixare un pochino questa cosa, perché comunque se ci fanno Imlerit e non abbiamo Mandrake, il game è ancora aperto. Anzi, spesso è vinto
se riusciamo a fare Mandrake Swimrate. Può essere comunque usata su un normalissimo goal da 16 più, quindi trova sicuramente molta molta value. Ciò non di meno, se decidiamo che il nostro avversario non gioca niente su cui valga la pena fare Mandrake, possiamo tranquillamente usarla a livello difensivo o offensivo, come la volete vedere, su una delle nostre unità bronzo che poi andremo a recuperare dal cimitero a round 3. Passiamo al comparto bronzo molto velocemente, pacchetto classico dei veteran, 3 veterani, 3 cacciatori, 3 domatori, solo 2 Freya, perché noi giochiamo come tech card l'armaiolo, per un semplice motivo. Spesso quando siete contro alchemy o quando siete contro deck che usano zap effect da 9, vi decideranno di sparare molto spesso sugli orsi, perché gli orsi evocati dai domatori sappiamo bene che sono i target, i nostri parafulmini, no? Sia per lo scorch sia per altre cose. Con questa riuscite a sviluppare una value molto grossa, ovvero mettete caso che noi abbiamo fatto già due domatori, il nostro avversario ha sparato sui nostri due orsi. Perfetto, a questo punto noi giocheremo l'armaiolo che non sarà solamente un 7, ma sarà un probabile 18 più, perché andrà a curare i nostri orsi e a dare quell'armatura che spesso magari può servire a counterare eventuali weather effect. Una lanciera, perché ovviamente giochiamo quasi tutto in 3x, di conseguenza la lanciera è una giocata che fa thinning con 2 punti gratis di body, quindi rispettabilissima. E il mono ricognizione per il semplice fatto che noi giochiamo Triss tra le gold al posto magari del classico Igni, e quindi il ricognizione prende lo slot della terza Freya. Semplicissimo. Questo è tutto per quanto riguarda la spiegazione delle carte e la lista. Adesso vi lascio con le grafiche, con il Mulligan, le combo e le tips. Per quanto riguarda il Mulligan e le tips, in questo video cercherò di unificare le due cose, in quanto questo deck è abbastanza semplice da giocare e non ha meccaniche particolarmente difficili. Quindi, rispetto agli altri deck dove cercare le gold è molto importante, in questo deck non è così fondamentale. Però la cosa importante da fare è blacklistare inizialmente subito le Freya e Morkvarg nel 90% dei casi. Poche sono le volte in cui diremo vabbè, lo teniamo perché potrebbe andare peggio. Come vi dicevo, contrariamente ad altri deck, le gold sono quasi tutte delle tech card, quindi contro matchup come ad esempio Greatsword, Axeman e Revealed andiamo a cercare principalmente Mazzole e Coral. In aggiunta a queste, se siamo contro deck mostri, principalmente Consume o Himmelrit, andremo anche a cercare il Mandrake. La nostra, diciamo, furbata, che può essere quella del Mulligan, è andare a provare a montare, se le carte ce lo permettono, la nostra power play direttamente nel Mulligan di round 1. Vedrete poi più avanti nella grafica qual è la nostra power play, quindi non vi preoccupate. Buttiamo via anche ricognizione dalla mano perché a turno 1 è molto rischioso, potremmo andare a prendere doppia Freya, potremmo andare a prendere carte che non ci servono in quel momento ma ci sarebbero servite dopo. Quindi usiamola come arma X tra round 2 e round 3. Contro mazzi che prediligono, diciamo, il turno lungo, come ad esempio gli Scoia'tael, cerchiamo di essere noi a spezzare i round. Però non facciamo l'errore principale che fanno molte persone non consone, diciamo, a questo tipo di deck, ovvero passare il round 2 o addirittura anche il round 1 senza avere target per le Freya al cimitero. Spesso il nostro avversario, dopo che noi avremo giocato tutti e tre i nostri veterani o quanto più possibile, proverà a passare per evitare di forzare il round 2. Ricordatevi nel round 2 di giocare piuttosto anche il round 3 una carta sotto, ma giocare il round 2 per avere almeno due target per le Freya al cimitero. Questo deck non ha combo particolari, la sua forza sta proprio nell'avere giocate semplici ma molto efficienti in termini di punteggio, come possono essere il singolo domatore o il singolo cacciatore dopo che sono stati buffati dai nostri veterani. C'è però una combo, tra virgolette, nascosta, che in questo deck può essere molto molto forte e lo rende veramente letale a due carte o meno quando si parla di turni corti a round 3. Ovvero, noi giocheremo un nostro domatore, quindi svilupperemo subito 12 punti, dopodiché, come seconda giocata, andremo a giocare la lanciera sul domatore mandandolo al cimitero, evocando un secondo domatore dal deck. State attenti a non rostaccare gli orsi dopo questa giocata. La nostra terza giocata sarà usare Restore sul domatore al cimitero e tenerlo in mano a 8 punti. Successivamente cominceremo a sviluppare la nostra engine
dei veterani, in modo tale che il domatore da 8, cioè parta a baffarsi già da 8 punti, quindi ci ritroveremo ad avere in mano un domatore da 10, 11, 12 punti, dipende quanti diciamo veterani siamo riusciti a sviluppare nel corso della nostra partita. Cercate però di non rimanere troppo indietro di punti, soprattutto se siete di coin sbagliata, per cui qui entra in gioco il nostro Morkvarg che verrà pullato da Crack se ci servono punti da recuperare subito perché ci fornisce il carry over sul terreno. Quindi siamo meno in ansia e possiamo gestire meglio i punti nel corso del round 1. Ok, guardiamo velocemente le card replacement. Per quanto riguarda le gold, volendo si possono provare a levare Muzzle o Triss. Tra le due preferisco levare Triss e aggiungere Geralt Igni, semplicemente perché questo deck sviluppa la sua forza in termini di punti nel comparto bronzo e argento. Le gold sono solo una rifinitura per andare a, diciamo, fixare quella che è la carenza di removal di elementi controllo della fazione Skellige. Quindi potete, se pensate che i removal che abbiamo inserito non bastino, mettere Igni al posto di Triss. Ve lo sconsiglio perché Triss sviluppa una quantità di punti in questo deck folle, per cui non penso ci sia bisogno di removal in più. Se però voi siete di idea opposta alla mia, potete tranquillamente aggiungere Igni. Per quanto riguarda la sezione argento, invece, è un po' diversa la questione, perché le uniche due carte che sono, diciamo, teccate e non sono obbligatorie sono Mandrake e Morkvarg. L'unica sostituzione, diciamo, che può avere lo stesso tipo di value è aggiungere la combo di Jengefet e Harald. Quindi io aggiungerei queste due carte combo al posto di queste due argento, se pensate che non ne valga la pena. Tuttavia, come vedrete anche dalla spiegazione della power play di questo deck, Morkvarg gioca un ruolo chiave. Quindi non so, non mi piace molto come sostituzione, ma vedo comunque che, cioè, la vedo come unica sostituzione viabile. Per quanto riguarda le bronzo, c'è solo uno spot che è flessibile, che è quello dell'armaiolo, che come vi ho spiegato all'inizio del video, ogni tanto fornisce qualche giocata pazza da 15-18 punti bronzo, è molto molto forte. L'unica eventuale sostituzione o cambiamento che potete fare è aggiungere la terza discepola di Freya. E questo è quanto riguardava Mulligan, combo e card replacement. Adesso, come al solito, vi lascio con due partite dimostrative di come funziona il deck e delle sue meccaniche. Va bene, è un matchup combattuto, se non è uno Spellatel, in quel caso è un po' più tragica. Comunque la mano, ovviamente noi diamo priorità al blacklist delle Freya. Nome la blacklista. Continuo a non blacklistarla. Ok, connessione interrotta. È la mia connessione che muore. Ok, dicevamo. Blacklist delle Freya. Questa contro Scoia'tael non mi fa impazzire. Sarebbe bello. Beh, la mano è già buona così. Non penso ci sia bisogno di cambiare altro. Noi abbiamo la possibilità di andare a trovare Morkvarg, sia di Crack sia volendo di Skjall. E lui passa, e quindi noi mettiamo Morkvarg a questo punto. Why not? Non abbiamo cimitero, sì, però non ci serve avere cimitero. Teniamo così. Allora, vediamo un po'. Facciamo subito questo, perché abbiamo la giocata, la nostra power play forte di lanciera con Restore. Va più che bene. Basta con le parole. Fatti dare un abbraccio dal mio cugino. Non siamo in un brutto spot qua. Purtroppo abbiamo solamente un veteran, il che è brutto, però nonostante tutto penso che stiamo bene in corsa per vincere il game. Va tutto bene. Questi sono i casi in cui vedete quello che cura da armor come performa bene.
Non lo abbiamo in mano, ma possiamo tranquillamente andare a cercarlo se serve. A questo punto facciamo restore sulla nostra unità da 8. E giochiamo questo, che va a buffarcela in mano. È un'ottima giocata questa. Adesso vediamo se con Skjall riusciamo a trovare un altro veteran che ci va a buffare ancora le unità in mano. Speriamo solo di non trovare veteran Sigfrida o veteran Freya che dà un po' fastidio, per il resto stiamo messi bene. Non finirà come il solito. Lui gioca Triss, quindi deve essere un tempo Elfi, molto Fatti probabilmente, forte, sì. tesoro. Ah no, potrebbe anche essere uno Spelladel a questo punto giocando la birra. Può essere un po' tutto. Comunque, giochiamo Skjall. Uccideremo insieme. Purtroppo siamo costretti a prendere Sigdrifa perché contro di lui Coral è buona. Però non abbiamo al momento la possibilità di prenderci il lusso di buttare via Sigdrifa. È uno Spellatel comunque. Speriamo di non pagare cara questa Cora l'andata via. Quindi non giocando lui spie siamo sicuri, possiamo limitarci semplicemente a sviluppare board. E a far passare i turni in modo tale che lui effettivamente abbia giocate meno opprimenti per noi. Fulmine lì è molto strano. E onestamente non riesco a capirlo. Ma non importa. Cosa c'è? Vediamo. Nel momento in cui lui fa spia, essendo a punti simili, possiamo tranquillamente passare. Se giocasse la spia, cosa molto improbabile. Vediamo. Noi possiamo fare adesso un altro cacciatore sull'unità da 13, portarla a 8 e fare poi Muzzle dopo. Addirittura scade quasi il tempo. Cosa potrei mai avere di così tragico? Ok, facciamo un Muzzle adesso sulla nostra carry over in questo caso. Che tanto a noi non interessa giocare per i punti questo round. Stiamo giocando unicamente per rimanere fuori range dalla spia. Per adesso siamo ancora un punto sopra. Perché sarebbero 13-2, 11. Quindi siamo ancora sopra. Continua a sparare lì sopra, va bene. Restiamo uniti. Sono molto curioso di vedere se riusciamo effettivamente a forzare almeno uno o due Dolblatan a questo turno. Sarebbe tanta tanta roba riuscire a forzargli Dolblatan. A questo punto noi nel mazzo abbiamo il Mandrake che è ottimo contro di lui. Abbiamo Im che è discreto. Abbiamo le Freya che vanno bene. Vediamo. Presto dovrà giocare Dolblatan. Molto presto dovrà giocare Dolblatan. Posso aiutarti?
abbiamo il target per la Freya. Però possiamo curarci questi due. Non mi sembra male. Altro che spade. Prendi un'ascia. Ok, guardate quanti punti ci ha dato questo Mina. Una delle carte più sottovalutate. Sì, siamo a range di Igni, però onestamente non penso proprio che giochi Igni dove c'era lo spazio per giocare Igni, non si sa. Non ho rispetto per gli umani. Questa rompe un po' le palle. Possiamo fare un veteran, che sono 10. Sì, ci sta a fare Cosa veteran ti qua. serve? Ho già visto di tutto. Cadmi, È uno, sei ce lo dentro. siamo levati dalle scatole. Adesso, purtroppo, anche se noi giocassimo questo e lui dovesse giocare un altro Dolblatan, lui poi avrebbe in realtà solo un Dolblatan di davvero pericoloso. Ma d'altra parte noi possiamo pescare le Freya, possiamo pescare il Ricognizione e Im. Quindi secondo me non è male qua fargli giocare l'altro Dolblatan, a mio giudizio. Vediamo. Può anche non avere niente. Ok, Dolblatan. Due Dolblatan se riuscite a farglieli usare. Abbiamo i punti di Morkvorg che ci aiutano. Lui di giocate che ci possono, diciamo, inchiappettare ha solamente il terzo Dolblatana. Per tutto il resto dovremmo stare sopra. La Freya è ottima, la teniamo. È riuscito a pescare il terzo Dolblatan, Madre Freya nonostante esiste, tutto. non esiste. Vabbè. Si è riusciti a vincerla grazie a Morkvard. Sta di fatto che lui su 7 carte ha preso l'unico out che ci ha fatto rischiare. Per tutto il resto andava più che bene. Come vedete, Spellatel Non non è sono così certo noto semplice. per la mia pazienza. Ok. In Hai questo matchup bisogna un'idea stare del attenti a trade? non avere. Oh, Freya. A non avere, diciamo, l'amico Morkvard interrotto da questo. Ah. Vediamo un po' questa Freya. Tu devi andare di nuovo nel mazzo. Però d'altra parte c'è la spia che è bruttina da avere in mano così. Perché poi avremo tutte le unità maledette in mano. Quindi questa deve essere o un pezzo per la combo spia o il restore oppure che palle. Ok, niente. Va bene, niente restore. Per cui. Non abbiamo neanche veterani, quindi i veterani ce li possiamo andare a prendere con questo. E facciamo così. È un mazzo spia. Ok. Quindi direi che possiamo limitarci a fare Cosa così c'è? per il momento. Mai che vinciamo la coin oggi. Pazzesco. Peccato, Va io bene. credo. Va bene. Non è questo grosso trauma o tragedia, quindi facciamo semplicemente così. Uno, due, e tre. Pam. Un caso singolare. Sì. Peccato, non ho tempo. Vostro umile servo. Io posso entrare ovunque. Molestino questo tizio. Vabbè, noi non abbiamo altri veterani da sviluppare in mano, quindi chi se ne? Direi che possiamo mettere Morkvarg qui. Target per le Vicino, Freya ho al momento ne qualcosa. abbiamo già due. Cimitero vuoto, quindi tutto a posto. Tutto Fatti dare a posto. una pioggia al mio cucciolo. Piace pensare di poter toppeccare Restore, quindi mettiamo anche questo. Vostro umile Lui servo. gioca almeno altri due di questi, sicuro, quindi non vogliamo farlo combare su qualcosa di troppo grosso. È un Handfeeler, perciò 15 sono buoni, actually. Passiamo così. Abbiamo carry over, lui deve fare una bella giocata per recuperare questi 15.
non ha possibilità di fare il leader su questo, perciò va bene. Vediamo. Il Nord implorerà pietà, è destino. L'unità da 2 sarebbe una giocata piuttosto forte con l'unità da 2. Mio Eh sì. figlio ha sbagliato. Come se fosse già morto. Va bene, dai, ci sta. Se la riprenderà in mano. Va bene. Noi abbiamo il nostro Morquarg qui che lo costringe a giocare round 2 forzatamente, altrimenti giocherebbe round 3 con non solo una carta sotto, ma anche con 2 punti di Morquarg gratis che entrano, quindi lui è costretto a giocare questo turno. Noi però abbiamo questa che contro di lui non è affatto male. Per adesso le... Addio, questa in realtà contro le unità da 6 non è male, ma due sono già morte, quindi la cambiamo. Coral è ottima. Per levare uno di quei ciccioni che si buffano con le spie, che partono da 6 ma finiscono il round a 40 in qualche modo, perciò non è male. Si è reso conto dopo che la sua giocata contro Morkvarg era un po' meh. La cosa importante è fargli usare i Vicovaro prima che dia veramente fastidio. Caso Perfetto. singolare. Spari su Morkvarg. Ah no, Peccato prende non ho quello. tempo. Ok, pensavo avessi preso il cacciatore. Ma invece no. Perciò questo lo prendiamo noi, che è tanto buono questo. Ok, non ne ha più. Quindi se non fa Asire non Figlio mio. può più Una mettere queste chiacchierata. cosine che Resta sparano. indietro. Quella va bene, noi mettiamo Un semplicemente giorno questa. ammirerai la zerrigata. No Asire, no Le party. tue parole sono inutili ormai. Ovviamente. Ovviamente. Comunque siamo ancora avanti. Dunque, direi che è il momento di mettere questo bel Wojtek. Eh sì. Sarebbe molto forte il mio avversario se riuscisse a ticcare di nuovo su Morkvarg. La pagheremo, la pagheremo. Sono... Ah, che storia, sono macchine da guerra. Non ci ho mai fatto caso. Ovviamente riesce a ticcare su Morkvarg, vabbè, però quando uno è forte, cazzo. Dovevo 2 volte di fila. Vabbè. Comunque, poco importa. Qua spacca lui. Niente di troppo tragico. Mettiamo questo qua in modo tale che se mi spacca l'unità da 2 non diventi troppo tragic. Questo lo mettiamo qua. Avete visto comunque come Morkvarg ci sta carriando questo game? Perché il fatto che ci sia quel punto lì di carry over, cioè quei punti lì di carry over a inizio turno, fa in modo che l'avversario è forzato a giocare. Poi ovviamente voi non lo sapete, ma io offline l'ho giocato ancora questo deck e non penso di dover ancora vedere una spia da quando ho iniziato a giocarlo, ma vabbè. By the way, poco importa. Quello che noi faremo adesso, avendo questa, sarà buffare a schifo un'unità che vorremmo restare dopo. Potrebbe essere benissimo questa, se per caso. Ti offro una morte veloce. Penso che va bene qua sopra. Se dovesse il ragazzo continuare a giocare, noi tiriamo questo bel più 6 sulla sua unità da 8. Anche se Mandrake contro questi besti qua è abbastanza grossino. Quasi forte come Coral, noi nel dubbio
Potrebbe avere letto Regis, però. C'è ancora 3 gold. Potrebbe avere letto Regis. Quindi prima di fare boiate strane, facciamo così. Facciamo semplicemente così. Qui letto Regis fa più o meno schifo. Perfetto. E quindi possiamo passare a Even. Che peccato per la spia, altrimenti. Quindi in mano potrebbe tranquillamente sì avere letto Regis. Vediamo se è effettivamente così. La Freya è... Sì. Questa la teniamo solo perché potrebbe effettivamente risultare comoda alla fine. Perché ha ancora questi, almeno un altro. Perciò limitiamoci a fare così. Questo da 3 ovviamente. Splittiamo in 3 file in modo tale da dargli un letto più o meno di merda. Lui ha una giocata e poi capiremo che tipo di deck è. Perché una giocata che sicuramente non è un pezzo della combo e l'altra per forza deve essere un pezzo della combo. Potrebbe anche essere unità da 8 che distrugge una spia. Potrebbe essere un semplice Igni. Boh, vediamo. Oh, che cavolo, quella è noiosa, ma diventerebbe più noiosa dopo, quindi non c'è fretta e non c'è inganno. Mettiamo questa roba qui così e vediamo se in effetti è quello che pensiamo noi. Non lo è. Va bene. Mandrake su quell'affare gigante va benissimo lo stesso. Perfetto. Ora io non so cosa lui possa giocare di così grosso, ma la vedo più o meno improbabile che riesca a fare 25 una spia con una carta. Bisognerebbe proprio avere del culo per fare quel lavoro lì. Bene ma non benissimo, e via. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto o vi è servito, ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere. E noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao!